Innanzitutto grazie, perché è un piacere, un onore essere in provincia di Cuneo, vedere così tanti ragazzi giovani, nuovi, che sono entrati all'interno della struttura, ma vedere nello stesso tempo i dirigenti della provincia, Giorgio Bergesio, vedere il sindaco, vedere il vice segretario nazionale Vigna, perché comunque i loro discorsi sono sempre spunto di riflessioni e di ragionamenti. Aperta, chiusa parentesi, come Giovani Padani ci impegneremo nei prossimi mesi per chiedere che anche i magistrati che sbagliano paghino, perché in Piemonte ci sono tante persone, a partire dal segretario nazionale Riccardo Molinari, ma anche il sindaco che è stato perseguitato da una magistratura politicizzata, che ha rovinato la vita personale e politica ad alcune persone che non si meritavano di essere rovinate perché non hanno fatto niente. Quindi i Giovani Padani andranno magari anche fuori dai tribunali con i volantinaggi per chiedere che anche in magistratura chi sbaglia paga e se qualcuno rovina la vita a qualche persona che vuole fare politica in maniera onesta, civile e dignitosa, deve andare in galera e magari passarci lui qualche giorno dietro le sbarre, perché così la prossima volta ci pensa due volte prima di aprire un fascicolo nei confronti di amministratori che fanno soltanto il bene del loro territorio. Quindi con i Giovani Padani raccolgo lo spunto di Nicodemo, giusto? Il ragazzo che ha parlato prima e che giustamente si chiedeva: ma come posso fare io per convincere un ragazzo in un momento in cui coinvolgere giovani all'interno della politica non è facile, perché soprattutto i nostri coetanei, la maggior parte, pensano che la politica sia una cosa brutta, sporca e cattiva da cui star lontani. E noi dobbiamo per forza di cose invece spiegare ai ragazzi che far politica invece è una cosa bella, è una cosa divertente ed è una cosa utile per il nostro territorio. Però come? Qual è il modo con cui possiamo farlo? Innanzitutto noi dobbiamo fornire delle opportunità ai giovani che entrano all'interno dell'MGP, cioè dargli dei vantaggi, delle cose, fargli vivere delle esperienze che attraverso che se non fossero dell'MGP non potrebbero fare. E quindi io, riguardo questa tematica, ho pensato, ne ho parlato 2 settimane fa al coordinamento federale, però metto a disposizione questo ragionamento anche a questa assemblea di Giovani Padani di Cuneo, ho pensato di far partire da gennaio delle scuole politiche con un format diverso rispetto alle scuole politiche che sono sempre state fatte finora. Partendo dal presupposto che la formazione all'interno dell'MGP e all'interno della Lega è fondamentale se poi vogliamo andare a governare i nostri territori. E per essere formati, per sapere cosa dire quando andiamo in consiglio comunale e per conoscere soprattutto le esigenze del nostro tessuto territoriale, dobbiamo organizzare le scuole politiche. E le dobbiamo organizzare, secondo me, con un format diverso rispetto a quelle che abbiamo sempre organizzato. E io ho pensato che da gennaio ci saranno delle scuole politiche suddivise in 3 fasi. La prima fase è e sarà il coinvolgimento delle associazioni di categoria all'interno della scuola politica, associazioni di categoria del territorio, che su quel tema su cui tratteremo durante la scuola politica verranno a parlarci per farci capire quali sono le loro esigenze e quali sono i loro pensieri e i loro obiettivi. E cosa chiedono a dei ragazzi che fanno politica per il loro territorio? Perché se vogliamo vincere i comuni, se vogliamo andare ad amministrare, noi con le associazioni di categoria del territorio ci dobbiamo parlare, dobbiamo capire quali sono le esigenze, bisogna capire quali sono i problemi. Non basta e non serve soltanto ascoltare il riferimento politico del territorio, ma serve ed è necessario, e secondo me è essenziale, ascoltare anche le problematiche e le esigenze di quelle persone che lavorano sul territorio, che operano sul territorio quotidianamente tutti i giorni. La seconda fase della scuola politica sarà quella di portare i ragazzi a visitare le aziende del territorio, le realtà industriali del territorio, farli parlare con gli imprenditori, sia le realtà vincenti che le realtà in crisi. E
perché ci sono tanti giovani che magari non hanno mai visto una catena di montaggio, ci sono tanti giovani che non sanno come funziona un'azienda, come non sanno come funziona l'industria, ed è un'opportunità, secondo me, far vedere a dei giovani il proprio tessuto industriale del territorio e la propria realtà territoriale, mettendo anche il giovane in contatto con chi lavora e con chi fa impresa quotidianamente, perché secondo me noi dobbiamo anche aprirci a quel mondo e conoscere le problematiche e le esigenze di quel mondo. E poi la terza fase sarà il politico che viene all'interno della sezione o della segreteria provinciale e che spiegherà qual è il suo punto di vista interfacciandosi con i giovani che nel frattempo hanno avuto gli input dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dalle aziende che saranno andate a visitare. In questo modo noi diamo un'opportunità ai ragazzi di entrare in relazione e in sinergia con persone che altrimenti non potrebbero conoscere se non fossero all'interno dell'MGP. E in questa cosa si va a incastrare anche l'iniziativa di visitare il Parlamento Europeo a Strasburgo. Questa è un'iniziativa che noi organizziamo come MGP e che diamo la possibilità a tanti ragazzi di vedere un'istituzione che noi combattiamo, che noi odiamo, e di vederla da dentro, entrando in contatto anche col segretario federale Matteo Salvini, che sarà presente tutti e tre i giorni dell'iniziativa, e magari poi suscitiamo un interesse che il ragazzo porta fuori anche dall'MGP e quando parla con i propri amici dice: ma sapete che io sono andato a visitare il Parlamento Europeo di Strasburgo, ho fatto delle esperienze che prima di entrare nell'MGP non potevo fare. E secondo me, dando delle opportunità e interpretando questi momenti come un laboratorio di idee, di contenuti, di pensieri e di ragionamenti, noi possiamo veramente allargare questa struttura e arrivare ad avere tanti giovani padani all'interno dell'MGP di Cuneo. Giovani padani che chiaramente sviluppano il proprio programma e le proprie idee politiche in quei contesti sociali in cui ci sono i giovani. Il primo contesto sociale è la scuola. Scuola in cui noi abbiamo un programma ben preciso. Il primo punto è quello che nelle scuole di Cuneo comandano i cunesi e non comanda nessun altro. E quindi, come ho detto tante volte, Flavio, so che è stanco anche di ascoltarlo questo concetto, perché lo ripeto ogni volta che siamo insieme per i vari gruppi del Piemonte, nelle scuole ci deve essere il crocefisso, la festa del Natale, la festa della Pasqua, la festa del papà e della mamma deve essere rispettata e festeggiata. E se qualcuno che è arrivato l'altro ieri a Cuneo ci vuole imporre le proprie tradizioni, la propria cultura e il proprio modo di vedere il mondo, si accomodi da dove è arrivato, perché a Cuneo comandiamo noi. E questo nelle scuole lo andremo sempre a ribadire con grande forza, perché non ci stiamo e non ci staremo mai a abbassare la testa se ci vuole imporre il proprio modo di vivere e il proprio modo di pensare. Abbiamo chiesto che all'interno delle scuole venga introdotta l'educazione civica, perché l'educazione civica serve ad educare alcuni ragazzi a cui mancano le buone maniere e le buone educazioni. Sto pensando ad esempio ai giovani dei centri sociali che dovrebbero essere chiusi domani mattina perché ormai servono soltanto a rompere le palle a chi ci vive di fianco. Noi settimana prossima andremo a Firenze e organizzeremo un corteo dell'MGP alle 2, a cui vi invito tutti a partecipare. E io l'ho già detto chiaramente, se c'è qualcuno che pensa di venirci a rompere le palle mentre stiamo facendo il corteo e comincerà a provocarci o comincerà magari anche ad attaccarci, non staremo questa volta a guardare. Perché noi siamo pacifici, siamo pazienti, la nostra pazienza ha un limite e non ci stiamo più ad abbassare la testa di fronte a certe minacce di certi delinquenti, tossicodipendenti, lanciatori di bombe carte e di fumogeni. Quindi a Firenze noi sfileremo tranquillamente e pacificamente, però se ci vengono come al solito a lanciare fumogeni, a lanciare bombe carta o a insultarci, noi risponderemo, perché non abbassiamo la testa e non abbasseremo mai la testa di fronte a nessuno, perché siamo in tanti e vogliamo soltanto far politica tranquillamente e che nessuno ce lo impedisca. Abbiamo chiesto che all'interno delle scuole vengano introdotti i dialetti, le lingue del territorio e lo studio delle culture e delle tradizioni, perché io penso che un giovane per crescere debba aver ben salde le proprie radici e quindi anziché qualche ora di studio della lingua rumena o della lingua araba, io penso che all'interno delle scuole sia essenziale che i nostri giovani studino la lingua piemontese, perché penso che sia un bagaglio storico e culturale che ogni giovane deve avere a propria disposizione. Nelle università,
nell'università noi ci battiamo e ci batteremo portando avanti innanzitutto la proposta dell'abolizione del 3+2, perché riportando tutte le facoltà a un ciclo unico di studio di 4 anni. Chiederemo questa modifica perché abbiamo notato che le lauree triennali servono spesso a poco e servono soltanto a garantire un posto a certi baroni, e con tutte le facoltà a 4 anni si toglierebbero un anno, quindi si agevolerebbe il giovane ad entrare un anno prima nel mercato del lavoro e consentirebbe ai giovani di pagare un anno in meno di tasse universitarie. Chiederemo l'abolizione del valore legale del titolo di studio, perché non è giusto che uno studente piemontese abbia meno possibilità rispetto a uno studente campano, uno studente siciliano, e chiederemo anche che gli albi dei professori siano regionalizzate, che le borse di studio siano regionalizzate e che quindi i soldi vadano prima agli studenti piemontesi e poi, se ne avanzano, possono andare anche ad altri. Però non è giusto che lo studente piemontese sia considerato all'interno dell'università uno studente di serie B. Però noi oggi politicamente dobbiamo affrontare la battaglia della vita, che è quella del referendum costituzionale, perché quello che stanno tentando di fare è di toglierci un principio e un valore che ci ha insegnato Umberto Bossi e che abbiamo imparato tutti da Umberto Bossi, che è quello dell'identità. Ci vogliono portare ad essere cittadini del mondo, mentre noi non saremo mai cittadini del mondo, ma noi siamo innanzitutto orgogliosi di essere cittadini cunesi, piemontesi e padani. E quindi quello che stanno tentando di fare è di annullare tutto ciò che è radice, tutto ciò che è tradizione, tutto ciò che è cultura, tutto ciò che è identità e tutto ciò che è sovranità. Noi vogliamo ritornare ad essere padroni a casa nostra. E il referendum costituzionale è un giro di boa. Se vi dovesse vincere il sì, noi non avremo quasi più senso di esistere, perché vengono cancellate tutte le nostre radici e tutte le nostre identità. Quindi quello che ci andiamo ad apprestare a fare, come ha detto Giglio Vigna, è la partita della vita. Perché se dovessimo perdere, vuol dire che tutto ciò che è ente territoriale, tutto ciò che è comune, tutto ciò che è regione, verrà cancellato, verrà svuotato e verrà annullato. E quindi se ci mettiamo pancia a terra sul referendum e se andiamo a portare fuori da questi luoghi il nostro entusiasmo, il nostro modo di vedere la politica, il nostro modo anche di interagire con le persone, io sono convinto che possiamo convincere tanti nostri coetanei a votare no. Però per farlo dobbiamo essere innanzitutto comunità. Dobbiamo continuare o tornare a fidarci delle persone che abbiamo di fianco. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Dobbiamo essere un gruppo, dobbiamo essere una famiglia, dobbiamo essere degli amici. Perché se le simpatie e le antipatie le portiamo all'interno della struttura, facciamo il gioco dell'avversario. E l'avversario è un avversario forte ed organizzato. È un avversario che ci vuole disuniti, è un avversario che ci vuole litigiosi, è un avversario che ci vuole delle persone che non pensano ai propri ideali, ai propri obiettivi, ai propri valori, ma che pensano a litigare tra di loro. E le stanno provando tutte per farci arrivare a questo. Si stanno inventando cose che non esistono. Nessuno vuole cancellare il nome Lega Nord per l'indipendenza della Padania, nessuno vuole cancellare l'articolo 1, sono tutte invenzioni giornalistiche atte a disgregare il movimento, atte a far sì che i militanti pensino alle scadenze congressuali che non sono all'ordine del giorno e non si concentrino sul referendum. Quindi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo contro tutti, abbiamo contro i giornali, abbiamo contro le televisioni, abbiamo contro anche i social, abbiamo contro tutto e tutti. Per vincere, innanzitutto, la precondizione è quello che noi continuiamo ad essere comunità. Se noi perdiamo questo senso di comunità, perdiamo. Se noi continuiamo ad essere fratelli, se noi continuiamo con gli esponenti della Lega, con gli esponenti del movimento, con i militanti che ci sono nelle sezioni, a remare tutti nella stessa direzione, io sono sicuro che la storia, il futuro, ci darà ragione. Però dipende tanto da noi.
perché ci sono tanti giovani fuori da qua che sono d'accordo con il nostro messaggio, che sono d'accordo con la nostra linea, che ci votano quando vanno in cabina elettorale, ma che magari non sanno ancora della nostra esistenza. Per far sì che loro sappiano della nostra esistenza, dobbiamo farci vedere sul territorio, dobbiamo organizzare i gazebo, dobbiamo fare aggregazione, dobbiamo ritrovarci, dobbiamo farli divertire quando entrano all'interno della struttura e dobbiamo fargli capire il nostro modo di fare la politica. Onestà, valori, sacrifici, impegno e dedizione. Essere coordinatore dei giovani padani, prima ho sentito tanti ragazzi che hanno parlato, vuol dire avere un onore ma anche un onere. Vuol dire magari rinunciare a momenti della propria vita personale per uscire con i propri amici o con la propria ragazza, per investire energie e tempo all'interno della struttura. E quindi chi si prende questa responsabilità la deve portare avanti, deve fare chilometri, deve incontrare i giovani. La politica non si fa su Facebook o su WhatsApp, si fa in mezzo alla gente, si fa nei mercati, si va nelle vie, nelle piazze della propria città. Il giovane che entra all'interno della struttura bisogna andarlo a incontrare, bisogna andarci a parlare e bisogna fargli capire dove vogliamo arrivare e quale società e quale futuro vogliamo. Io del gruppo di Cuneo, o al gruppo di Cuneo ci sono particolarmente affezionato e vengo a Cuneo una volta al mese e ci vengo con piacere, perché secondo me qui abbiamo un'autostrada, abbiamo un territorio fertilissimo, abbiamo tanti ragazzi che sono d'accordo con il nostro messaggio e io voglio arrivare alla fine del mio mandato, che sarà tra 3 anni, a far sì che il gruppo di Cuneo sia composto da più di 100 giovani che si imbattono per i nostri ideali. E i nostri ideali sono essere padroni a casa nostra e ritornare a essere liberi, indipendenti e sovrani in Piemonte e riportare il Piemonte alla Lega, perché ce l'hanno tolti dei magistrati che, come ho detto prima, si dovrebbero vergognare e non avrebbero più neanche la possibilità, non dovrebbero neanche più avere la possibilità di continuare a fare quel lavoro lì, perché hanno rovinato la vita a tante persone. Ci hanno tolto il Piemonte ingiustamente, ma il Piemonte ce lo riprenderemo, ritorneremo a governare questo territorio e ritorneremo a essere padroni a casa nostra in tante città come Cuneo, come gli altri paesi che andranno al voto e in cui amministra la sinistra, in cui serve amministratori leghisti, servono giovani e servono persone capaci di amministrare il loro territorio. Io ci credo, ci metto tanto entusiasmo, io e Flavio facciamo tanti chilometri durante la settimana per andare a incontrare giovani e fargli capire quali sono i nostri ideali. Però da soli, io e lui, non arriviamo da nessuna parte. Serve la squadra. Le vittorie sono le vittorie del gruppo, le sconfitte sono le sconfitte del gruppo. Io e Flavio da soli non arriviamo da nessuna parte. Però io quello che vi chiedo è di non smettere mai di sognare, di continuare a crederci, perché se il sogno lo porta avanti una sola persona rimarrà sempre un sogno. Ma se i sogni li portiamo avanti tutti insieme, questi sogni presto diventeranno realtà. Quindi, avanti così, continuiamo a crescere, non molliamo mai, non deludiamoci mai. Nella vita ci sono vittorie e ci sono sconfitte, ma i veri giovani padani, i veri combattenti, i veri guerrieri si vedono soprattutto quando ci sono le sconfitte. Noi quando ci sono le sconfitte ci dobbiamo rialzare e dobbiamo andare avanti, perché non ci ammazzerà mai nessuno, perché sono sicuro che con queste facce che ho davanti oggi, con questa platea di gente brava, onesta, ma anche incazzata, ci toglieremo tante belle soddisfazioni a Cuneo, in Piemonte e in tutta la Padania. Viva l'MCP, viva la Lega Nord e viva l'MCP.